Quale futuro per l'ex Ilva di Taranto? Una possibile risposta è arrivata dal forum organizzato da Articolo 1 a Taranto nei giorni scorsi. Lo Stato deve essere presente e avere voce in capitolo nella gestione. L'esperienza dei privati non ha portato benefici, questa è la posizione emersa, e che ha trovato anche il favore della FIMCISL. Riteniamo che questa vertenza oramai dura da circa più di 10 anni, non si può andare avanti così, penso che sia la vergogna italiana e a nostro avviso la soluzione è che quello ovviamente di riequilibrare la governance e quindi lo Stato che mette i soldi ed è giusto che lo Stato comandi e che lo stesso Stato assuma la maggioranza all'interno della compagine societaria. Occorre che i soldi che abbiamo messo col governo Draghi servano per aumentare il capitale a favore dello Stato e per fare in modo che vi sia una guida pubblica anche rispetto alla decarbonizzazione che non può più attendere. Non si possono fare scelte al netto delle parti sociali. Allo stesso tempo occorre che il governo smetta di palleggiare, di prendere una decisione. E ArcelorMittal non può tenere, come da anni, sotto scacco lavoratori, imprese.